Bisogna chiamare Rizzi e Mandovano. Verrà approvato il 14 luglio, molto probabilmente, in consiglio regionale. No, partirei dalla tua affermazione, era una sicurezza. Noi negli anni abbiamo metabolizzato il concetto di tempo determinato. Per noi il tempo determinato è diventato tempo indeterminato. Io ho colleghi da quando sono arrivato qua a Como, dal 2006, da un contratto all'altro, da una sostituzione ai 3 anni, sono diventati a tempo indeterminato, in grosso modo, continuando a vivere nella precarietà. È solo il primo passo. Noi viviamo e paghiamo ancora lo scotto del voi siete quelli, perché se mi confronto con Ivan, molte volte può capitare, mi confronto con Ivan, loro giustamente partono da una situazione di svantaggio. Noi agli occhi dell'opinione pubblica siamo la Rosario, ma anche come sindacati siete quelli che cosa vi lamentate? Siete quelli che tutelano l'infermiera in Sant'Anna, che cosa si potrà lamentare l'infermiera? Eppure subisce una riforma sanitaria che a sua volta va ad incidere, se non direttamente, perché incide direttamente sull'organizzazione, la riorganizzazione della sanità lombarda, ma incide anche sui diritti. Perché esternalizzare un servizio e collaborare con il collega della cooperativa che fa le pulizie, con il collega della cooperativa che fa la manutenzione, con il collega della cooperativa che si occupa di ristorazione, con il collega della cooperativa che si occupa di trasporti, con il collega della cooperativa sociale che gestisce gli assistenti sociali, tutti sono delle figure molte volte equiparate a quelli che lavorano all'interno dell'azienda ospedaliera, ma hanno 5 contratti diversi. Sono delle persone che non vedono domani, che giustamente non vedono domani. Adesso in Sant'Anna hanno assunto, come tutti gli anni, la manda in coppa, gli stagionali che vanno da giugno. Settembre, queste persone arriveranno a settembre e se ne andranno a casa, lo stesso avviene nell'ASL, lo stesso avviene in tutte le aziende pubbliche, perché poi non è vero che noi abbiamo gli investimenti, non è vero che noi per avere il rinnovo dei contratti abbiamo aspettato la sentenza della Consulta, che addirittura ha detto che non è applicabile per la parte retroattiva dal 2015, sarà applicabile se aprono la contrattazione. Questo è un aspetto, però giustamente chi ci guarda dall'altra parte del mondo, dai famosi 2 miliardi di persone che ieri mangiavano una ciotola, oggi ne mangiano due, loro giustamente vedono questo e dicono, vabbè, tutto sommato non è andata male, potevano pure togliervi qualcosa, però non mi sento di dire, ieri mangiavo, oggi non mangio, così non mangiamo tutti e due, condividiamo la fame, tutto sommato siamo bene entrambi. Non mi sembra che sia questa la soluzione, perché se penso al mio collega inglese, che mi piace guardare anche la parte dell'Europa che tra virgolette funziona anche a livello sanitario come welfare, in parte su strutture statali diverse, con impostazione di Stato che è totalmente differente, su contratti diversi, però se sono, come molto spesso si dice, meno tutelanti di quello italiano, perché 10 infermieri nell'ultimo anno della provincia di Como sono andati a lavorare in Inghilterra? Perché altri 50 se ne sono andati in Svizzera, tutti formati all'interno dell'azienda ospedaliera Sant'Anna? A me questo non sembra un eccesso di tutela. Sono i soldi. E allora vuol dire che c'è un prezzo da pagare. Allora, io vado a lavorare in Svizzera, però un ritorno, no, resto in Italia, aspettiamo un quarto d'ora che mi tolgono pure quello che avevo, così deprezziamo la mia tutela economica, se così la possiamo definire, togliamo pure quella che ho a livello di diritto del lavoro, così mi sento meglio. Non è che non funziona così, perché se noi avessimo la possibilità di ripartire con quello che è l'unico e vero tassello che manca in tutte le riforme, perché ok, il Jobs Act forse è partito pure con uno spirito positivo, poteva avere un ritorno diverso da quello che ha avuto, ognuno poi ha la sua visione politica e anche sindacale, però doveva intervenire in maniera diversa, non sulla tutela del lavoratore, non sul contratto individuale di chi ad oggi, se penso alla sanità, guardo Manuela, noi alla fine siamo quelli che domani mattina cosa subiamo? Siamo in regione, adesso faccio la parte statale, perché anche se parlare adesso di produttività nei confronti di dietro sembra, però guardo Palazzo della Regione, in 3 anni abbiamo perso 500 euro le risorse aggiuntive regionali che sono collegate a dei progetti, abbiamo avuto il contratto fermo nel 2010, abbiamo perso la media di 600 euro. Parliamo delle categorie del comparto, non
impatto enorme. E non credo che questi lavoratori non offrano un servizio, perché poi si parte dal presupposto che Manuela e io non lavoriamo in un'azienda, non lavoriamo in un servizio, quindi poi chi arriva ci vede come erogatori di un servizio, come pubblico impiegato, e quindi c'è la pretesa, anche giustamente, perché il pubblico deve garantire un servizio, il diritto alla salute, questo non l'abbiamo deciso noi. Però sembra che un pezzo dopo l'altro, quando all'interno di un'azienda arriva il collega che viene messo nella condizione, ok, hai delle limitazioni da carico, hai delle limitazioni da turno notturno e non sei capito. Questa è una condizione di normalità e discriminazione. In una condizione anomala, dove fuori ce ne sono altri 3.500, e vabbè, meglio che quasi quasi quello davanti a me abbia un problema, così posso. Ciò vuol dire che all'interno del pubblico impiego non abbiamo una tutela universale, una tutela garantista, una tutela che permette a tutti di vivere serenamente. Sembra sempre che l'infermiere guadagni 5.000 euro in Italia, il medico ne guadagni 10, ma queste sono persone che casomai oltre le 36 ne fanno altre 36 a settimana. E chi ne fa altre 36? Perché le altre 36 devono recuperare, ma quando? Quando non hanno il collega che può sostituirli, perché per farne 70 a settimana una persona vuol dire che non c'è il collega per garantire il turno sulle 24 ore. Abbiamo l'esempio di 3 medici che entrano e coprono il turno da 2 mesi. Queste persone hanno generato uno straordinario tale che, pur a volerlo recuperare, non avranno mai tempo. Quindi noi dobbiamo pensare ad avere un progetto a lungo termine, un progetto che coinvolga prima il pubblico impiego, ma per avere un ritorno successivamente anche sul privato. Oramai non siamo più statalisti puri, né la sanità, né la scuola, né le funzioni centrali, né gli enti locali. Potrebbero essere quel volano che permette un domani, che io non parlo mai nell'immediato, non giudico il Jobs Act oggi, lo giudicherò fra 6 anni, perché sarà credo il tempo minimo. Però noi dovremmo essere il primo passo, noi dovremmo essere quelli che devono far da pipista, devono essere quelle persone, quelle professionalità, anche perché molte volte la sanità è uno dei settori che ha delle professionalità specifiche, che permette di avere delle competenze, delle conoscenze, che un domani può creare un indotto, può lavorare sul sociale, può ricucire degli strappi che oramai ci sono. Molte volte l'azienda ospedaliera assolve, e guardo in questo caso di nuovo la Manuela, a funzioni sociali, va a restituire alle persone che oramai vivono una fragilità costante, quello che gli manca come tessuto sociale, che di certo non glielo può dare lavorare all'Expo, fare 100 ore di straordinario, arrivano la domenica pomeriggio e ti chiedono: tu devi fare anche un corso di formazione, oltre l'orario di lavoro settimana prossima, è retribuito. E no, non abbiamo soldi, posso recuperare le ore, no, di licenze. Questa è l'Expo, sotto molti punti di vista, sotto altre avranti, e sicuramente la di positivi per rispondere al tuo dato. Non so se ancora... No. Potrei continuare. Grazie.